Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare e va ora in onda, qui su Saius Web Network, una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera, verso le ore 22 circa, dalle 10 di sera dunque, orario italiano dell'asse Roma-Berlino, set CET Central European Time, a cura di e con Gianluca, Luca ed il grande e mitico Saius in... provvisoriamente i due compari più uno MMM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. E poi scopriremo anche stasera se ci sarà qualche ospite in trasmissione. Ci trovate sempre nel nostro blog in www.saiuswebnetwork.net, in cui potrete scriverci anche in diretta web radiofonica con la nostra chat a disposizione. Mi raccomando, cominciate a venire numerosi e a scriverci, vi aspettiamo. E poi anche nel nostro sito in www.saiuswebnetwork.it. Ci trovate sempre in Facebook, nella nostra pagina Facebook con il nome Saiuz Web Radio, quindi Saiuz staccato Web Radio. E poi seguiteci sempre con Twitter, e lì ci troverete con il nome chiocciola Saiuz, tutto attaccato minuscolo. Infine su YouTube troverete le varie cose caricate dal nostro grande Saiuz, e lì ci troverete con il nome Saiuz Radio, tutto attaccato minuscolo. Inoltre le nostre email, gli indirizzi di posta elettronica presso cui potrete scriverci sono info@saiuz.com per scrivere a Saiuz Web Radio e a Saiuz in generale, anche per venire ospiti in trasmissione o per avere gli spazi che il grande e mitico Saiuz dà a disposizione davvero a tutti, non solo qui in trasmissione o in altre rubriche, ma anche nel blog e nel sito. E anche la possibilità di ascoltare Saiuz Web Network e vederlo anche presso i vostri locali. Contattateci, vi aspettiamo numerosi anche lì. E poi Gianluca@saius.com per chi volesse appunto scrivermi per quanto riguarda The Rock Band History, la rubrica che parla della storia delle rock band. E poi riccio.incazzato@saius.com per scrivere al nostro Riccio, che cura l'editoriale da leggere sul blog. Ed infine luca@saius.com per scrivere al nostro opinionista culturale, ricercatore, blogger di Saius Web Network, perché Saius è web radio e web tv. Cari amici, una buona serata a tutti quanti voi, qui è il vostro Gianluca di Saiuz Web Network, appunto sulle web radio frequenze in www.saiuzwebradio.net, che vi dà il benvenuto, il caloroso ben ritrovato anche qui a tutti quanti voi, un ben ritrovati a quest'altra nuova puntata assieme di appunto provvisoriamente i due compari più uno, MMM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali ormai non ci sono più. E cari amici, ben sintonizzati, benvenuti qui da noi con il nostro veramente caro saluto. Ci scusiamo, ci dispiace se appunto per alcune settimane, praticamente poco più di un mesetto alla fin fine, siamo anche dispiaciuti di questo, ma per vari motivi non siamo potuti andare in onda, motivi nostri, anche miei personali, perché no, affari miei, che volevo dire, mica volevo giustificare tutto quando la cosa, ma se no chiama chi giù, che cazzo ne va, no, sto divagando amici. E quindi vi ringrazio per essere qui questa sera, e naturalmente serata con un gruppo, una rock band che fa musica propria, ospite della serata, i Madama Stomf, naturalmente, che ho qui con me, già pronti per venire in scena, coming with me in on stage. E naturalmente
prima devo fare le mie solite presentazioni, un po' un sunto di quello che è successo in quest'ultimo mese, perché Size Web Radio, pur non andando in onda il lunedì sera, ha comunque fatto delle cose che anche sul blog www.sizeweberadio.net e non solo potete vedere. Partiamo da dove ci eravamo lasciati ad un mesetto fa, con l'intervista con Dominika Zamara, questa strepitosa cantante, questo soprano, naturalmente dalla Polonia, come avrete visto anche nell'intervista, dove io e Dominika abbiamo dato il meglio di noi per quanto riguarda la logorrea che fa di noi appunto persone artisticamente molto sviluppate. No, sto scherzando, quindi ringrazio Dominika, va un grande salutone, anzi la ringrazio perché mi ha chiamato appunto per presentare questo venerdì un suo concerto a Crocetta del Montello, alla Sala Puccini, naturalmente in provincia di Treviso, sempre qui in zona, e dove ci sarà appunto Dominika che canterà, e sottoscritto anche a presentare la serata dalle ore 21 in poi. E dicevo, ci siamo lasciati lì con Dominika. Dopo le varie vicissitudini, io ho avuto il piacere e l'onore, come abbiamo anche pubblicato sulla mia pagina Facebook appunto di Gianluca e quella di Size Web Radio, di conoscere questo artista delizioso, a me molto caro, perché appunto ho passato dei giorni indimenticabili lì in Polonia, dove ho lasciato peraltro anche il cuore, la testa e quant'altro, perché è stato veramente un weekend bellissimo con questo artista che io vi consiglio, vorremmo appunto pubblicizzare e promuovere qui in Italia. Lo vorrei sinceramente di cuore portare qui da noi, perché merita davvero tanto. Adesso sta andando in versione acustica, lui avrebbe un trio esattamente appunto. Si chiama Ian Parker all'italiana. Naturalmente vi faccio vedere la copertina di questa strumentista. Ora vi ricordo Ian Parker, tumiparcom.b, ma dopo vedrete anche questo, naturalmente è un bianco per sfoggio, ma lo hi Ian, what thank you for all this and that beautiful days that we have together in Poland, and you were so kind, so nice with me, and thank you Poland for giving me so much feeling that I have inside for you. E quindi stavo dicendo, ringraziamo Ian Parker e la Polonia, questo paese dove abbiamo avuto queste bellissime giornate assieme, dove lui ha suonato per la prima volta. Ho avuto anche l'onore e il piacere di accompagnarlo grazie a questi amici, dove abbiamo passato queste giornate, tra cui questo matrimonio assieme. E andiamo avanti al Super Sound poi di Faenza, sabato 28, è stato un giorno importante per Gianluca, me è sottoscritto, il naturalmente preziosissimo Luca, che io ringrazio davvero di cuore per la sua presenza, che saluto, che è qui con noi. Adesso lascerò la parola anche a loro dopo il mio monopolio alle 22:11, quindi ho anche ancora 5 minuti a disposizione. E il Super Sound Defense è stato davvero importantissimo per Science Web Network, perché naturalmente oltre a conoscere altre realtà, i gruppi, altre web radio come Science, Web TV anche, e per noi quindi ampliare i nostri contatti, avere anche un riscontro. Io ringrazio veramente di cuore tutti gli amici di Faenza che ci hanno accolto, e nella fattispecie personalmente mi hanno accolto apprezzandomi, come anche in Polonia ringrazio gli amici della Polonia che sono stati deliziosi con me, apprezzandomi e veramente valutandomi per quello che sono e che do. E anche a Faenza abbiamo avuto una grandiosa accoglienza dal comune di Faenza, dalle persone. Sempre l'Emilia sfoggia il meglio di sé nell'accoglienza e nella vera umanità, e comunque anche con le altre radio ringrazio, e ringrazio anche, perdonami Saius, poi lo so che lo ribadirai tu, non voglio peccare di presunzione e arroganza, mi conosci e mi conoscete, però ringrazio veramente perché fa bene al cuore tutto questo affetto dimostrato e questo apprezzamento anche artisticamente da parte di altri, fra virgolette, diciamo colleghi di altre radio che si sono divertiti con me a fare diverse cosette e non solo. E quindi tutte queste cose le potrete vedere anche nel nostro blog www.sizewebradio.net, in cui vedrete anche le varie interviste fatte appunto con il grande Luca, mio grandioso supporto mentale, psicologico e non solo, e cerebrale e culturale, che io naturalmente adoro e stimo tantissimo, e da cui
con cui sono legato affettivamente, ecco, così ci siamo già dichiarati. No, scherzo. E naturalmente il grande e mitico Saiuz alla regia e dietro la webcam, o meglio dietro la telecamera, con cui facevamo queste riprese di queste interviste che potrete vedere appunto lì. Procediamo con i nostri appuntamenti. Abbiamo poi fatto altre cose e così siamo giunti alla metà, alla prima metà di ottobre, forse qualcosa mi sta sfuggendo, e arriviamo anche all'ultima intervista realizzata appunto da Saiuz, dal sottoscritto, naturalmente sempre Saiuz alla videocamera e il sottoscritto qui dalla parte del microfono, con il dottor Filidoro, che ringraziamo anche lui per averci, caro Saiuz, ti ringrazio per avermi girato, anzi lui mi ha scritto ringraziandomi anche lui e ringrazio per le belle parole per averlo fatto sentire a suo agio, per la professionalità, per l'accoglienza e i modi che abbiamo avuto con lui, e quindi lo ringrazio per aver apprezzato e averci iscritto, avermi iscritto personalmente, come peraltro Domenica mi diceva, essendosi ritrovata a suo agio, e questo mi fa molto piacere. E quindi mi pare di fare uno sfoggio delle varie cose e ho la serata un po' così, e quindi arriviamo ad oggi finalmente in diretta. Quindi, cari amici, ben ritornati, ben ritrovati alle 22.14, me la sono cavata con poco, in www.saiuzwebradio.net. ora passo la parola al grande Luca, il grandioso e preziosissimo Luca, e poi a Saiuz, che naturalmente ci saluteranno e che ci spiegheranno anche tecnicamente come vederci, perché Saiuz Web Network, vi ricordo, è Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. A te, Luca, la parola. Ciao carissimo. Buonasera Gianluca, buonasera Saiuz, un sentito grazie che ci mette a disposizione questo fantastico studio ancora una volta. Incredibile, non ci hanno ancora cacciato. Ma soprattutto un caloroso buonasera agli ospiti di infatti un caloroso buonasera agli ospiti di questa sera, di Madama Stonf. Esatto. E grazie, ringraziano Luca da dietro le quinte, anzi grazie, scusa Luca, che prendo la parola, la palla al balzo, al volo, ti strano. Strano, perché mi sono dimenticato, sì, mai, mi sono dimenticato appunto di ringraziare, chissà perché, ma è una dimenticanza così, perché ero preso dalle varie cose da dire. Love Dance, appunto, questo sala prova, qui a San Trovaso di Preganzioli, in provincia di Treviso, appunto nella periferia, diciamo sud di Treviso, e c'è questo Love Dance che trovate appunto in www.lovedance.net. Prego Luca, ti lascio la parola e mi vado a sedere al mio sgabello magico. Vai lì nell'angolo, per piacere, adesso posa. Non ti muovere, sai, stai lì composto. E soprattutto la prossima volta cerca di non descrivermi come un misto tra Freud e Vladimir Lusturia, per piacere, perché è stata questa l'impressione che ho avuto. Quindi, grandioso Luca. Che cosa dire? Madame Stauff che ridono. Hai detto già tutto tu, comunque c'è un mese intenso, nonostante non siamo stati presenti con le dirette, soprattutto al Super Sound di Faenza, dove ci siamo divertiti a conoscere queste nuove band, nuove radio, eccetera eccetera. Cos'altro dire? Speriamo che questa sera, anzi sono sicuro che questa sera i Madame Stonefall ci intratterranno con i loro pezzi, il loro sound, soprattutto con quello che hanno da dire per come sono nati, cresciuti e dove vogliono arrivare. Giusto? Cresciuti. Sì, esattamente. E ci delizieranno, cosa che peraltro, per la parola al volo, come al solito, ci delizieranno, e stavo dicendo, cosa che peraltro io... Sapete, tu Luca e soprattutto Saiuz, sapete quanto io ci tenga a questa cosa e fortemente la desidero, perché la ritengo una cosa davvero bella e non solo, vabbè, originale, ma entusiasmante. Ci delizieranno con un paio di pezzi dal vivo suonati qui in acustico, ed è una molto cosa bello davvero. È una cosa che io, sapete che premo per fare queste cose, perché amo molto il live, amo molto anche l'acustico, non solo perché suono anche in acustico, ma perché naturalmente la considero una cosa che ci dà quel tantino, non di originalità in più, perché naturalmente già tutto il visto è fatto. Sto zitto. No, no, Gianluca, come al solito Saiuz ha fatto il suo solito commento che riassume un po' tutto, perché questo è molto bello. Sempre, mi piacciono sempre questi commenti. Non partiamo al solito, anzi grazie, ti ringrazio che la tua presenza mi risollevi un po' lo spirito, l'animo e il cervello, che purtroppo sai non è in buone acque ultimamente. Navico very comunque very, ti very, posso very, dire no, una cosa Gian, te la dico però sì.
Quando, sì, quando torni a casa stasera, sì? Vai in Dropbox, come ti ho mandato un SMS. Sì, sì, ho già visto, per quello ho ringraziato il dottor Filidoro, perché ha scritto, ho visto l'email. No, in Dropbox. Sì? In Dropbox ti ho messo un filmato che sei pregato di tenerlo per te e non metterlo in mostra da nessuna parte. Okay, immagino che sia come una di quelle foto che mi hai passato e che io già... Ma è un filmato questo qui, quindi io vorrei dire che siamo ancora una radio seria. Ma è serio il filmato, eh? Subito sui giusti binari, perché sennò rischiamo di fare anche una brutta figura con i nostri ospiti, per piacere. I Madame Stanf rappresentati da una persona che poi tra poco vedrete, vi svelo solo cosa suonerà, la batteria acustica, tra l'altro acustica si fa per dire perché la batteria è acustica, ma vedete come si sta sguazzando alle risate con noi in attesa di entrare. Ma io ho detto non vi preoccupate, avrete mezz'ora di tempo prima di entrare, e stanno entrando in questo momento dopo la loro pausa sigaretta. C'è qua Paolo alle mie spalle o sotto di me, eccolo qua Paolo della Dance, cari amici, che ringraziamo ancora. Ciao, Paolo, per ospitarci. Ciao Paolo, ecco, lo invito a venire, ecco qua, vieni Paolo. Ciao Paolo, buona serata. Ciao, grazie innanzitutto per l'ospitalità. Bene, e quindi procediamo con quello che dicevate, appunto, questo incrocio tra Freud e Vladimir Luxuria, di cui ti ho definito. Vado a sedermi lo sgabello, prego Luca, lasciate la parola e poi a Saius, bellissimo. Tanto te la riprenderai quanto prima. Sì. Beh, innanzitutto vorrei sapere dove hai nascosto il gruppo, che non lo vedo, o sono diventato cieco. No, non lo vedo, ok? Sappi che ho già presentato giusto qualche ho già preparato qualche domanda, giusto, ma poche, una sessantina. Grande Luca. Perché questo non deve essere un'intervista ma un interrogatorio. Voglio proprio sapere tutto di più su questo gruppo, che a me mi piace l'idea che suonino appunto musica indipendente, eccetera, eccetera. Quindi adesso poi entriamo nel dettaglio, grazie a te Gianluca. Lo so, no, ma infatti, anzi, grazie, perché loro stanno ridendo per le tue battute, Luca, che come al solito sono intelligenti e con esilaranti, e vabbè, mi fermo qui. E dicevo appunto che è bello che sono sobrio. Sì, esatto. No, più che altro perché dicevo, sì, non deve essere, come dico al solito anch'io, un'intervista intesa nella versione un po', sai, standard, canonica o arcaica del termine vero e proprio, quasi interrogatorio, ecco, mi allaccio a quello che dicevi, molto bello questa cosa, ma deve essere appunto anche una sorta di chiacchierata con il gruppo, come piace fare a me, ecco, anche perché forse, spero, mi auguro che anche loro, gli ospiti, si sentano a proprio agio e si divertano, anche in una nuova esperienza che può servire ai gruppi per fare un po' di, dico sempre, anche esperienza televisiva o pseudo tale, web tv o web radio, perché in futuro potrebbero essere anche invitati in altre realtà e sapere anche esporre le cose. Allora venite ai corsi di teatro di Gianluca Mancuso, che sono io, tenuti sempre presso la scuola d'arte, speriamo che partiranno, www.scuoladarte.net. grazie. No, ripeti l'indirizzo. Bene. Gian, ripeti l'indirizzo, che non si è sentito. No, perché non me lo ricordo bene. Comunque www.scuoladarte.net. Poi caro Saius, ti chiederò, perché devo fare un saluto particolare, sono stato a mangiare in un piccolo ristorantino sempre nella Trevigiana, a Rinese Pio X, li saluto, gli Amarcord, la Amarcord si chiama questo ristorante, abbiamo fatto una cena vegana, per chi non lo sapesse il vegano appunto è qualcosa che va oltre il vegetariano, ed è stata molto buona, molto gustosa, devo fare i complimenti, quindi ve lo consiglio come ristorantino. Non mi hanno chiesto nulla, ricordo che siamo sempre radio e tv no profit, non diamo nulla, non chiediamo nulla e non riceviamo nulla, purtroppo, però pensateci che anche quello sarebbe da fare. E il 31 di questo mese, quindi di ottobre, per Halloween faranno un Halloween party, quindi poi potrete anche andare lì a Rese Pio X, è in centro, vicino al comune. Io direi, caro Luca, di lasciarvi la parola e quando volete faccio entrare i Madame Stanf. Luca, lasciami parlare un attimo, perché sennò Gianluca fra 30 secondi, anzi fra 15 miliardesimi di secondo, se la riprende tranquillamente senza nessun problema, perché lui è partito sparato. No, volevo fare i miei saluti a tutti quanti, a chi, i nostri ascoltatori, radio e tv ascoltatori,
Ricordo gli amici che sul blog www.sideswebradio.net, chi sta, ci sta ascoltando per radio, può stoppare la radio e ci può vedere perché ho messo il player per guardarci, per vederci come siamo, no, per vedere Gianluca com'è bello nella sua maestosità, il miticone Gianlucone. Per me è finito, partito. Beh, sai, se ricorda che come al solito ci dimentichiamo come tecnicamente si accede al nostro blog e come anche tecnicamente ci si può vedere e non solo ascoltare su www.sideswebradio.net, in cui il nostro, diciamo così, player parte in automatico e si ascolta la radio e quindi anche quello che sta andando in onda adesso, ma ci si può anche vedere sulla web TV, che appunto è facile, diciamo così, da vedere, e che Saius ora ci illustrerà come accedervi tramite web TV 1. Perfetto. Allora, per facilitare il compito a chi ci vuol vedere, nel post che avvertiva di questa serata, che pubblicizzava la nostra serata, ho messo il player, che manca a farlo apposta, l'ho fatto coincidere con la chat. Quindi basta stoppare il player della web della radio e cliccare sul player della web TV che ci vedono. Poi ovviamente chi ci sta vedendo, ci sta ascoltando, eccetera, può sfruttare la nostra chat per poterci fare delle domande, per poterci, insomma, dire cosa ne pensa, al massimo anche fare qualche domanda per i nostri amici e ospiti. Ok? Questo è tutto. Se non ce la fate, spegnete il computer e andate a dormire, perché sennò non vale la pena fare nient'altro. Esatto. Anche perché su canale 5 stanno facendo squadra antimafia, che telefilm che io voglio seguire, 4 che mi interessa, me li sto perdendo lunedì sera, non per far uscire la media, se non ci interessa. Ma avete capito con cui stiamo parlando, caro? Se no che facciamo saltare computer e a coppola endo. Allora, caro Saius, ripetiamo, entrate in www.saiuswebradio.net, cliccate sul player, naturalmente stop, per bloccare la web radio che va in diretta, che è quello che sentite anche noi, andate automaticamente sul link che vedete della nostra così puntata di questa sera, cioè dell'evento di stasera, di quelle cose che facciamo, e ci vedete anche magicamente apparire sul vostro monitor. E naturalmente guardate che barbone c'ha Gianluca, ve lo consiglio, ecco. E naturalmente vi ricordo che c'è la chat nel nostro blog, facilissima da utilizzare. Mettete un vostro, appunto, nickname, quindi un vostro nome, e non serve logarsi, non serve fare nulla, che significa nulla e niente, sì. Nulla. E soprattutto entrate e digite quel che volete fare di domanda. Posso interrompere, okay? Gianluca, ti interrompo per dire due cose. La prima, non ho capito se i ragazzi stanno fumando una sigaretta o il calumetto della pace, perché non li vedo. Adesso detto la seconda che hai detto. Ecco, adesso io direi che chiamiamo qui da noi. Aspetta, la seconda cosa prima di chiamarli in causa è che Marcord ha scritto in chat e ti ringraziano per i complimenti e avanza una cena vegana. Orca miseria. Quindi come vedi, il tuo scopo lo hai raggiunto, disgraziati. Sapete che mi devo mettere a dieta, che qua la linea purtroppo sta cedendo in tutti i sensi. Ma tanto vegana non è grasso, tutto credo, no? Perché alla fine è uno step vegetariano, quindi appunto, è quindi tutto è ciò salutare. Che non viene da animali, sembra, esatto. Esatto, è tutto molto salutare, esatto, ma lo so benissimo perché ho avuto anche il mio passato trascorso, come voi ben saprete. All'aspetto non ci sembra. No, dall'aspetto diciamo che infatti. Si è ripreso. No, sì, mi sono ripreso, sì. No, ma era la mia vecchia dolce metà che, vabbè, e quindi voi disgraziati me l'avete fatta tirare fuori sta cosa. E quindi ringrazio appunto la Marcord, che naturalmente è un nome preso anche dal film di Fellini, a Marcord. Infatti quando entrerete nel locale a sinistra vedrete il tabellone, voglio dire il manifesto, quello di quadro del film. Saluto i carissimi amici simpatici, veramente troverete un'ottima accoglienza. Non mi dilungo oltre, e li ringrazio per avermi appunto ringraziato e salutato in chat, e quindi per essere al nostro ascolto. Ciao amici di Amarcord, vi auguriamo tante belle cose e successi con la vostra ottima cucina. Torniamo a noi allora, io direi di ritornare e poi è partito, e torniamo a noi con
E finalmente il gruppo che abbiamo ospite, dopo che ci abbiamo fatti attendere e si stanno divertendo, alle 22.28 in diretta qui in Italia, salutiamo gli amici da tutta Europa, dall'Italia, partiamo come sempre da giù, dalla Sicilia, io saluto i cari amici, nonché parenti, nonché tutti coloro che ci stanno guardando, vi invito a scriverci in diretta, farci sapere che ci sono, della loro presenza, quindi non solo nella mia pagina Facebook magari, ma soprattutto perché sono qui, quindi non la posso controllare, ma soprattutto a scriverci appunto nel blog di www.saiusweradio.net facendoci sapere della loro presenza e fa anche intervenire loro dando voce alle loro domande. E quindi saluto tutti, vi ricordo quindi la nostra pagina Facebook, in Facebook ci trovate con il nome di Saiuz Web Radio, in Twitter con chiocciola Saiuz tutto attaccato minuscolo e su YouTube troverete le cose che il grande Saiuz, lì della regia, che dedica tutto il suo tempo, che ha a disposizione sempre dietro alla regia di Saiuz Web Network per i filmati e le cose che monta, è un grande applauso a Saiuz ed un ringraziamento per aver creato questo network, ideato e sostenendo ancora con la sua presenza e lavoro, e vedrete le cose su appunto Saiuz Radio, con il nome Saiuz Radio su YouTube che lui carica, tant'è che troverete anche la puntata di questa sera oltre a tutte le altre cose. Quindi io direi di far entrare finalmente Squiglia le Tombe. Stampa Andrea, Maurizio, grazie che mi ricordo i nomi, e Davide che mi ricordo. Buonasera, buonasera, prego ragazzi, accomodatevi. Io ma mi Andrea, che cosa hai in mano? Andrea, una bottiglia d'acqua, perché noi siamo salutisti dopo la cena vegana. Allora, bene cari amici, mi levo dei piedi, quindi avete visto Matteo, Maurizio, perché ho detto Matteo? Matteo, Davide e Matteo di qua, perché io se mi giro. Oh, e siamo con i Madama Stomf. Allora, finalmente li abbiamo qui. Dovevate dire qualcosa voi dalla regia, caro Saiuz alias... No, li volevo salutare. Ciao ragazzi, buona serata e benvenuti in trasmissione. Benvenuti. Li senti naturalmente, Saiuz? Vediamo, eccoci qua. Prova. Ci senti bene, Saiuz? Sì, Saiuz. Sì, abbastanza, dai. Non mi lamento. Magari ci avviciniamo un po' ai microfoni, qualcosina. Allora, questi cari amici... Qui appunto siamo sempre in Veneto come gruppo, come provenienza, vero? Io parlo un po' con Andrea adesso, gli rivolgerò un paio di domande, ma vogliamo fare questa chiacchierata assieme e un paio di domande sono doverose per partire, non facciamo l'interrogatorio come il grande Luca ci ha detto, ma partiamo un po' come al solito, sapete come vi dicevo anche prima, le domande non ci piacciono, però sono doverose perché poi... No, ma infatti stavo scherzando, lo sai, le domande non sono certo 60, sono 100, e ti voglio arrivare alla fine della giornata stanchi, no, scherzo. La nostra consueta chiacchierata molto amichevole. Prego Gianluca. Grande Luca, qua ci fermiamo, sennò continuiamo a ridere. E quindi dicevo, purtroppo alcune domande saranno specie da me, da Luca no, sono molto più intelligenti. Sono le solite banali scontate che mi secca anche un po' fare, ma da lì dobbiamo partire. Il nome, da dove nasce il nome e da dove nascete anche voi? Quindi raccontateci un po' quello che riuscite. Lo so che è una domanda che chiede tutto e non gli dice nulla. In che anno siete nati, da dove un po' vi siete sviluppati e cresciuti e da cosa attingete voi? Perché ricordiamo che è sempre un gruppo che fa musica propria e quindi facendo musica propria avete tutta la nostra stima e ammirazione. Non per niente siete qui e Saiuz vuole sempre aiutare i gruppi che fanno musica propria. È grande Saiuz sempre, se lo dice sempre. Prego Andrea, io ti lascio la parola e me ne vado anche via, sai che approfittane del momento perché Luca starà festeggiando. Beh, alleluia. Intanto grazie alla radio, per Radio Saiuz, di ospitarci. Ma niente, parto dalla prima domanda, Madama Stomf il nome. Madama Stomf praticamente non vuol dire niente, diciamo, non è un nome che significa qualcosa in particolare. Madama praticamente evoca dei ricordi biografici, ecco. Stomf sicuramente ricorda qualcheduno gli Stones, e quella lì è anche un po' la provenienza di noi, un po' da, diciamo, da dove sono partiti un po' gli inizi, ecco, come tante altre band. Madama è un nome che praticamente non significa niente, è richiama dei ricordi, diciamo, biografici, ecco.
Per quello che riguarda la musica, noi praticamente ci siamo formati da un anno, non siamo una band diciamo rodata, ma siamo un po' agli inizi, ecco. Magari ci sentono bene lo stesso, eh. E però adesso diranno non manca occasione per interrompere anche quando non deve. Questo è vero, questo è vero. Vai, Andrea. Quindi il nome non vuol dire nulla in sostanza. No, beh, sono no, delle cose biografiche. Sono delle cose biografiche. Ma dai, io avrei detto anche un po' con Paolo, adesso Paolo mi licenzia, ma non c'è pericolo, che stonf fosse un po' un richiamo di un nostro modo anche veneto di dire, esatto. Stonf, come esatto. Dicevamo con Rosario. Stonf in Veneto, bravo, mi hai aperto una porta. Praticamente... che faccio battere io, che me le devo dire io le cose. Ragazzi, per piacere, e torniamo tra di noi. No, scherzo. No, sono tanti sì. Significati che si intersecano. Beh. Allora, stonf praticamente richiama andare a sbattere, perché a volte la vita è così, no? Si va anche a sbattere sulle cose. Stonf in Veneto vuol dire quando sei pieno. Sei pieno, si dice uno stonfo, dice in Veneto, no? E sono vari significati. Lo stonf andare a sbattere, gli stones, richiamo gli stones, lo stonf dell'essere pieno in Veneto, la madama nel gergo la polizia, ma la madama c'è anche il francese la madame, perché qualcuno di noi è stato in Francia, sono cose che si sono vari significati. Lo stonf anche onomatopeico, magari stonf proprio dello stonf, come hai detto. Esatto, esatto. Come lo richiamo? Io sono stonco in questo momento. La pizza che la mi sono fatto prima. La pizza del finghetto. E in ospedale non c'era la pizza, quindi sono dovuto fare qua. E quindi, bene. E da dove attingete? Possiamo passare anche la parola anche a qualcun altro? Eccoci qua. Matteo. Davide. Matteo alla mia sinistra. Maurizio. Non c'è Matteo. Non c'è Matteo. Matteo non c'è. Sono io Matteo. Matteo. È a casa. Dovete dire che è Matteo. Sì. Esatto. Il nostro Davide che suona la batteria e noterete, guardate cosa. Ecco, guardate che cosa. Purtroppo non so se si vede, ma è una cosa, un oggettino davvero. Adesso la Yamaha. Mi farò. Ma è proprio bello. Questo qua è come nuovo. No, è un piccolo oggettino, una piccola batteria elettronica, come si chiama, con dei piccoli aggeggini da percuotere, fanno i vari suoni dei tamburi, eccetera, uno può scegliere, diciamo, il suono. Ecco, quindi, quindi davvero originale, e devo fare un applauso anche a Matteo, che sono io, Matteo, ma Davide che sei tu, e un applauso a Davide perché, come dicevo, è bello e ci faranno dei pezzi di live, ma a differenza di un acustico semplice, qua abbiamo un acustico con una batteria. Con la batteria, volendo, mettiamo tutto quello che esatto. Vogliamo, quello che ci richiedete da casa, aspettiamo i messaggi per poter soddisfare ogni vostro desiderio, esigenza. Così non vogliamo. No. Però voi fateli, dopo vediamo. Ecco. E quindi grazie Davide per aver portato appunto questa cosa e rendere anche più carina la vostra esibizione che farete. Prego. Da dove, quindi l'altra domanda che facevo, poi lascerei la parola a Luca per delle domande molto più intelligenti e di spessore rispetto a me, perché ridiamo, perché sappiamo che lui a casa, anche lui a casa. No, per dire appunto chi chiedevamo da dove attingete, da dove anche voi siete nati e cresciuti musicalmente, da dove tutti noi poi attingiamo la nostra fonte di ispirazione anche per quanto riguarda la musica che avete ascoltato. Ti lascio. Sì, no, beh, come molte band all'inizio avevamo una band nostra, facevamo più che altro cover, eravamo orientati su musica anni 60-70, i Rolling Stones, Doors, Beatles molto, e quindi la nostra esperienza in questo campo ci ha portato anche a scrivere, magari a essere influenzati su quello che scriviamo e su quello che facciamo. Certo che più andando avanti ci siamo resi conto che avevamo molte cose da dire, e poi la realtà, cioè il quotidiano, diciamo che è inciso parecchio sui nostri pezzi. Infatti tutti i pezzi sono molto biografici, cioè parliamo proprio di realtà cruda. Tutto qua. Beh, io, caro Saius e soprattutto Luca, direi, non so se ci sentite bene questa sera, appunto ci stiamo un po' barcamenando con un microfono perché abbiamo già fatto noto, il set. Noto, anzi ascolto. Cioè, sentite bene, se volete fare qualche altra domanda, se avete qualcosa da aggiungere qua diovandomi anche voi da casa qui a studio, e soprattutto se dite, io direi
visto che siamo già alle 22.37, lo dico spesso per far capire che siamo in diretta, non come i carcerati o come abbiamo fatto una brutta battuta una volta, i sequestrati che hanno il giornale che a me non piace molto, però mi pare che sono su quell'onda lì, e se no direi che appunto dopo qualche minuto che finalmente li abbiamo chiamati in causa, direi anche di ascoltare un loro brano, anche per renderci conto di questi appunto Madama Stomf. Cosa dite voi dalla regia, Salz e Luca? Direi, Luca, se c'è qualche domanda falla tranquillamente. Facciamo, sì, c'è una domanda, c'è più di una, però dai, facciamo così, sentiamo intanto un bel brano, dopodiché sì, poi andiamo. Parto carico con l'interrogatorio. Scherzo. Ecco, io direi appunto, come ti ringrazio Luca per appoggiarmi in questa scelta, di ascoltare un brano, così entriamo anche nell'atmosfera di Madama Stomf. Cosa andremo ad ascoltare, Andrea? Il primo pezzo credo. Cosa proviamo ad ascoltare? Sam, sì, il primo pezzo credo che sia Sami, credo che. Secondo quanto pattuito con Saiuz. Niente, Sami, un pezzo scritto un po' di tempo fa, come tematica l'immigrazione, amicizia di qualcuno che è nato in un continente diverso, le problematiche del vivere di questa persona in relazione all'amicizia e a quello che dopo è stato, insomma. Ecco, una storia comunque parla da sé, cosa dell'argomento, insomma. Benissimo, grazie Andrea. Quindi io direi dei Madama Stomf, vai Sayuz con Sami. Vado. Chilometri, tanta voglia e troppi sogni, tutti in uno, qui dal mare per affogare, per tentare ancora. Ma dicelo, cavolo, ti ho detto anche prima, Rosario. Che miseria. Luca, aiuta. Ma vale anche per me. A volare. Ok, possiamo provare. Sami sale a terra per vivere da quella nave, ma cambia il viaggio, cambia tutto, e cambia il mondo. Mentre scesi giù dal primo piano e piano. Io sono proprio un pesce insieme ancora con ieri che oggi e anche domani, cade lungo la strada, si cade ma si può rialzare, si può rialzare. Thank you.
Gesù da un televisore attraverso il mare, attraverso il mare. Ho fatto già un percorso di tournée all'estero. Bene cari amici, un ben ritrovati qui su Science Web Network. Porca miseria, si è spostata l'inquadratura. Bene, siete qui con me, con Gianluca, il vostro caro Gianluca. Mi sto rianimando qui con i miei amici Madama Stomf, qui su Science Web Radio in www.sciencewebradio.net. Abbiamo ripreso dopo questo brano, appunto, che avete ascoltato, per entrare un po' nell'atmosfera vera dei Madama Stomf, questo gruppo qui in Veneto, proveniente un po' da varie città, insomma, diciamo che gravitano nell'orbita di Treviso, perché abbiamo qualcuno, non diciamo chi, perché per la radio, di Padova, Bene cari amici, quindi siamo di nuovo in diretta web, intesa sia web radio per gli amici che si ascoltano e web tv per gli amici che ci vogliono vedere nel nostro massimo splendore, non lo consiglio, e naturalmente in www.sciencewebradio.net, il blog in cui peraltro potete, mi piace questa sera come parlo, sì, potrete scriverci e naturalmente fare domande ai Madama Stomf in diretta web. Io tornerei appunto con i Madama. Cari Madama, io passerei la parola al nostro Luca, il nostro genio, il grande Luca, per una domanda sicuramente molto interessante e intelligente. Eccomi qua, praticamente ci siamo prima congedati parlando appunto della canzone Sami, e esattamente perché me l'hai in parte anticipato, ma esattamente cosa vuol dire? Cioè, lui abbiamo capito che è il protagonista, no? Però come ti posso dire, per me Sami, da queste parti Sami è il pusher turco fuori dalle scuole medie, e quindi voglio capire esattamente per voi cosa intendeva, che tu prima parlavi di immigrazione eccetera eccetera. Non so se ho capito bene la domanda, comunque Sami non è nient'altro che la storia di un amico che si è incontrato abbiamo incontrato, diciamo, e parla chiaramente per metafore un po' della sua vicenda, ecco. Non si presuppone nient'altro che questo, ecco, che parlare. Ma quindi vi siete ispirati a una persona che avete realmente conosciuto? Sì, proprio era un amico, adesso non so dove sia finito, comunque era una persona che conosciuta proprio e anche che c'era amicizia, ecco. Molto. E infatti questa cosa qui non l'avevo afferrata prima. E già che siamo in tema, i testi, visto che sono testi anche molto impegnati, chi è che li scrive esattamente? Tutti e tre insieme o c'è un po' la mente del gruppo? Ma per le musiche si collabora, per i testi diciamo un po' di più io, ecco, per i testi, ecco. Forse anche perché poi ci canti sopra e quindi esatto, te ne occupi più in prima persona, esatto. Lo dico anche capendo il ruolo anche del cantante, come sì, sì. Il microfono Gian. No, l'ho fatto apposta così, cavolo, sono logorroico, parlo sempre, per una volta che non mi sentite il microfono Gian, peggio per voi.
peggio per voi, l'avete voluto. Allora, dicevo, forse per il ruolo che appunto riveste il cantante, magari anche più portato, vi piace anche con questa voce più profonda, allora tornerò all'attore, dal mio mitico maestro Terrani, con cui appunto con Davide ne abbiamo parlato, che anche lui fa teatro, Davide, e fra le varie passioni, quindi attività, il teatro è sempre mitico, dovrebbe abbellire l'animo, però dovrebbe, l'edizione vuole dovrebbe aperto, anche se l'ultimo decennio va bene anche chiuso, questa doppia edizione, però vedo che molto spesso non ce lo abbellisce a coloro che fanno un teatro o un teatro. Ma anche no. Gli approcci. A me approccio, non me lo dici. Approccio. Comunque volevo dire una cosa dopo. Ma Luca, fai la battuta su Saiuz. No, di pure Saiuz. No, niente, volevo dire una cosa, dato che non c'è avuto un problema col video di Sami, la vorrei riproporre alla fine, se a voi non dispiace. Ma, sì, lo riproponiamo alla fine Sami, perché evidentemente c'è stato un problema tecnico di video, l'ho messa in onda, quindi la possiamo mandare come ultima cosa, dopo naturalmente i nostri saluti, come se fosse una sorta di sigla. Perfetto. Vedo che c'era proprio anche una specie di ricerca da qualche tempo di un cantante che fosse più, ma non lo so, più virtuoso forse di quello che può essere naturalmente Andrea, ma dal mio punto di vista anche Andrea è assolutamente il cantante più titolato ad esporre i suoi testi, ad esporre le sue canzoni, nel suo modo di cantare, insomma, ecco. Devo precisare questa scelta che Andrea deve rimanere il cantante e cantare le sue cose. Ottimo. E in maniera impeccabile, come nessun altro riuscirebbe a fare. Cavolo, è veramente emozionante questo momento. Questo piccolo intervento ci tenevo a precisare. No, ammirevole, apprezzabile, anche perché sei rientrato e che stavamo già perdendo la nostra strada. Un tema, sì, interessato. Il testo di Sami, il tema biografico delle canzoni che scrive Andrea. Chi meglio di lui può cantare? Certo, è un tema cantante poi chiaramente, certo. Per cui dicevamo appunto prima. E quindi e Davide invece si occupa della parte della batteria e poi vabbè, e parliamo solo noi tre qua, però passiamo il microfono anche in fondo a quelli al Far West, a quelli più sfortunati che voglio chiamare in causa. E naturalmente come vi riuscite a ritrovare naturalmente per questa anche distanza un po' logisticamente parlando chilometrica tra di voi, dove vi trovate, quante volte vi trovate a settimana o al mese e le prove in cosa consistono, quando poi c'è del materiale nuovo da proporre, come partite ecco nella preparazione? È una domanda anche un po' banale, ma che so già la risposta, perché bene o male suonando anch'io in vari gruppi sappiamo che poi gira di gira gli elementi, poi ognuno ha le proprie tecniche e i modi, ma gira di gira gli elementi sono sempre quelli. Voglio solo aver conferma che anche voi fate così. No, beh, diciamo che la distanza è quella che è, perché noi siamo, io sono di Treviso, Andrea di Giavra del Montello. Sì. Davide dalle parti di Padova, quindi bene o male una trentina e quarantina di chilometri. La distanza è quella che è, la passione ce l'abbiamo in comune, bene o male, quindi non ci pesa neanche tanto spostarci, facciamo una settimana di solito, Davide viene qua, noi la settimana dopo andiamo verso Padova, quindi cerchiamo di... Tra l'altro sempre qua più a danza, non ci diciamo sì, sì, certo, sì, lo sì, stiamo sì, visitando sì, ragazzi, sì, sì. Anzi, è la danza da Paolo, Paolo, ok, sì, tutto qua qualcuno ride. Tutto qua, poi non male, la passione è comune, ogni tanto Andrea che scrive i pezzi entra in stanza e inizia a suonare con la chitarra il pezzo nuovo e bene o male poi cerchiamo di entrarci dentro anche noi. È sempre una cosa bella quando entra e inizia a suonare. Veramente un fiume in piena Andrea. Andrea è molto... Sì. Tutto qua. È sempre una sorpresa con Andrea. Tanto se ne parte con... Si isola, non so, si fa il suo viaggetto con la macchina, se ne fa in mezzo ai monti e poi se ne torna con il pezzo nuovo.
è bellissimo. Però artista. E soprattutto. Apprezzo il vostro talento, insomma, che è mirevole. In una società in cui non te ne dà mai, e uno anzi si vuole prendere gli onori e i meriti, mi pare. E quante volte vi trovate, dice, Media una, sì, beh, se ci sono concerti magari ci si può trovare anche più spesso, però di solito una volta alla settimana ci si trova. Sì, come penso tutti. Se volete fare tutto. non siamo ventenni. Non siamo più giovani, non ventenni sicuro. Ecco, c'è qualcuno che insomma l'ha sposato con figli e mi sembra, quindi ai tempi sono un po' la vita, devi fare i conti anche con la vita. La vita deve fare, lo so, dobbiamo fare. Bene, allora io direi, appunto, giunti alle 22.53, ragazzi, quindi dopo una ventina di minuti abbondanti, ormai quasi vedete che siamo insieme, se vi va, se vi sentite pronti anche psicologicamente, perché non vi ho preparati prima, lo stavo lasciando lì, avete già capito, di farci un pezzo dal vivo, oppure volete che ascoltiamo un altro pezzo di Madame Stomp, anche tu Luca, cosa, tu che mi coordini, mi capisci, da fuori. Beh, non mi dispiacerebbe qualcosa di live, dai. Benissimo, vai. Allora, guarda, noi siamo belli pronti e carichi. Cosa, intanto che i nostri amici, è già tutto pronto, il set è fatto, e naturalmente gli strumenti sono accordati, tutto quanto pronto, vedete che in un attimo abbiamo già tutto a posto, Davide alla batteria, e chiedevo naturalmente a loro cosa andremo ad ascoltare. Potete parlare direttamente sui microfoni, naturalmente. Scusa Davide se ti copro un po' con la mia mole, ma ti darò ampio spazio più dopo. Dimmi pure Andrea. Questo pezzo si chiama Sciacalli. Lo sentiremo dopo anche in versione studio, non è in lista, ok, peccato, che sarebbe bello, perché sapete che molto spesso è bello sentirlo live in acustico, e poi naturalmente la registrazione poi la potrete avere anche voi, ovvio, beh, chiaro, comunque ve la potete vedere, e naturalmente poi, come diciamo sempre, spero che anche i vostri fan, amici, siano qua questa sera a vedervi e che li abbiate invitati, naturalmente anche tramite Sayus. Allora, dicevi che si chiama Sciacalli. Sì, penso un po' che parla, è una definizione abbastanza ristretta, forse anche un po' cattiva di come sia diventato un po' l'uomo moderno, ecco, mi sembra un po' l'epoca dello sciacallaggio, allora molto, parla molto di moda. Dei tempi nostri, ecco, un po'. Molto sempre attuale, devo dire. Bene, quindi cari amici, i Madame Stomp con Sciacalli, live on Sayus Web Network. Andiamo avanti, si starà meglio, qui si
sono peggio. E con te vengo pezzi, andava in fronte. Ma non importa, non si interessa, l'importante è che arrivi sera. E lo stupore di papà che tutto il mondo diventa un giaccalli. E chi alzava dal tiro più forte alla fine, tu hai avuto regnato. Sfila immagini veloci ora, come segni luminose, proponevano nuovi mondi e promesse, 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 promesse. Io ero solo un bambino, vedevo come cambiava intorno, così veloce, così da non credere. La cosa nasce, 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 la cosa nasce. Ora mi sbasco del tutto incosciente di come è stato deciso per un nuovo piano di vita, in teoria pensato per essere più forte. E con te pezzi cadevo mano a mano, ma non importa, andiamo avanti, si sta meglio, si sta peggio. E con il tempo i pezzi andavo in frantumi, ma non importa, non ci interessa, l'importante è che mi sia. È la storia dei boy che col tempo diventano sciacalli, e chi alzava il tiro più forte alla fine poi non avere niente. Fantastico! Ed erano i Madame Stomp con Sciacalli live qui on Science Web Radio, on www.scienceweb.net. Bellissimo, cari amici, è davvero emozionante, strepitoso, e penso che questa emozione vi sia arrivata anche a voi. Spero che vi sia arrivata, Luca. No, non è arrivato. Sono qui. È arrivata, ha fatto sì, centro, ha fatto scusa, era ancora siete morti senza il microfono. No, avevo la disabilità del microfono. No, guardate, serve anche quello. Come dico sempre, è veramente bella, mi è proprio piaciuta un sacco, è veramente emozionante, proprio qui dal vivo, bravi, bravi ragazzi, veramente. Mettete più, come sempre io poi amo molto la musica live. Suonata appunto dal vivo, e come dicevo, caro Luca e Saiuz, ecco perché premo molto per avere qualcosa suonato anche dal vivo del nostro gruppo ospite. Naturalmente sarebbe il mio gran desiderio, come già dicevo, avere fare una chiacchierata imperniata, incentrata poi veramente in un live. C'è un live show in cui il gruppo si racconta e ci si racconta insieme. Io poi me ne vado suonando live qui su Saiuz Radio, avendo le nostre due ore dedicate, magari le domenica pomeriggio quando può essere, e quindi avere i gruppi che vengono a suonare in acustico possibilmente, ma non solo, perché poi con l'apparecchiatura facciamo quel che vogliamo, e avere proprio una sorta di concerto con anche una dozzina di pezzi, naturalmente per riempire due ore, che è un mio vecchio sogno, sì, che non è nulla di nuovo, cari amici, perché ormai abbiamo già tutto visto in TV, però, e sentito, però esatto, è sempre bello ed emozionante. Spero che questo sentimento ed emozione arrivi anche a casa, perché naturalmente dal vivo è una cosa, poi la TV, o meglio la webcam in questo caso a volte, o la web radio a volte, potrebbe solo far da filtro e barriere a questa emozione che magari non arriva così forte come dal vivo, a volte invece sfonda e buca lo schermo o i microfoni.
Cosa ho detto? Non lo so, ma l'ho detto meglio. Ma tanto sei un mio classico, la logorrea. E, caro Luca, aggiungi qualcosa tu, di sicuramente più. già ridiamo noi perché c'è. Anche no, ma guarda che non hai detto, guarda che sei perfetto, eh? No, poi tra l'altro anche loro, devo dire la verità, live mi piacciono molto, sì, perché alcuni video semmai non rendono abbastanza, secondo me, invece live di più. E a questo tra l'altro mi volevo agganciare perché non ho sentito. Scusa Luca. No, dicevamo, è vero, sì, molto spesso alcuni video, anche di registrazioni, anche lo stesso, scusate se mi allaccio, Ian Parker, questo artista che mi piace, che ho conosciuto, più tra l'altro di Birmingham, dell'Inghilterra, ha suonato anche la Royal Albert Hall, ho avuto questo onore di stare con lui 2 giorni, come se fossimo amici da 20 anni, quindi vi fa capire quanto questi artisti internazionali siano molto alla mano, e quindi l'umiltà veramente è apprezzatissimo. E lui tranquillamente, cioè, dal vivo rende molto meglio di più che vedere i video anche della Royal Albert Hall o quant'altro, per quanto bravo sia, dal vivo un'altra cosa come al solito. E lo stesso appoggio e approvo quello che dice lui, cioè, filtri, no? Non lo so, almeno io dico che sì, che purtroppo la TV a volte può amplificare e ampliare, a volte può rendere dei filtri, perché sai, non tutti gli artisti, anch'io per primo, magari registrato o in onda o in TV o in radio, vengo bene come dal vivo, o viceversa, potrebbe essere che in radio, in TV vedi meglio, ma dal vivo magari non rendi. Sì, chi lo sa, perché non lo capiremo. Scusa Luca che ti ho interrotto, e lascio a Davide il microfono, così taccio. No, ma scherzi. No, volevo dire una cosa, visto che, se non sbaglio, è ormai un anno che sono nati insieme, ho capito male, direi di sì, no? Sì, sì, personalmente sì, loro direi che senza dubbio Andrea e Maurizio si conoscono da molti più anni, decisamente io, in seguito al classico annuncino, sono riuscito a contattarli e quindi mi sono unito a loro in tempi molto più recenti, però loro si conoscono da molti molti più anni, si sente, insomma, c'è una grande affinità. In tempi non sospetti, come non si direbbe, sospetti anche, poi no. Quando dico questa frase mi... Tutto niente. Non voglio dire. Ecco, quindi... Però diciamo, questa formazione è tutto abbastanza recente, magari con questi tipi di arrangiamenti, sonorità, bla bla bla, ecco, tutto qui, abbastanza nuovo appunto, come dicevi Luca. E questo trio, diciamo, qual è stata l'esperienza più emozionante che avete provato a livello di concerti, di manifestazioni, di spettacoli, eccetera? Cioè, qual è stato magari, non so, un momento... Prego. Ma far musica è sempre un'emozione, sia crearla che suonare, quando fai le prove, quando fai i concerti, è emozione essere qui per noi, perché è la prima volta ospiti in una radio, grazie ancora a voi. È sempre un'emozione per me quando si parla di musica, è un qualcosa che viscerale, che è un qualcosa che senti, allora che siano 1000 persone, che siano 30, che sei da solo, è sempre un'emozione, ecco, quando, almeno per me. Quindi chiaramente, voglio dire, è sempre un piacere quando la tua musica viene ascoltata, e chiaramente la musica esiste nel momento che viene ascoltata, perché voglio dire, tu provi il piacere quando la fai, la suoni, però è bello anche quando la musica diventa comunicazione, e quindi per esistere deve essere anche comunicata. Quindi è sempre soddisfazione, ecco, voglio dire, quando viene ascoltata. E, sì, che poi diciamo che abbiamo suonato con davanti a tanta gente, ma anche davanti a nessuno. Davanti allo specchio. No, proprio nel locale. Quindi non è che. Mi ricordo un aneddoto, uno dei primi concerti che abbiamo fatto spalla a Tolu Marton a San Fiore. E gasati come ormai, perché cacchio, il nome è un nome importante, e insomma iniziamo il pezzo che mi sembra fosse Walking to a Woman dei Rolling Stones, primo pezzo, prima corda, Andrea rompe la corda della chitarra, siamo rimasti un po' così, e ovviamente la corda non ce l'aveva di ricambio e quindi abbiamo dovuto improvvisare, perché io suonavo la chitarra. Allora io ho dato la mia chitarra ad Andrea e mi sono preso il basso e ho suonato il basso per tutto il concerto, e quindi è stato anche divertente.
però anche quella l'esperienza era il secondo, mi sembra fosse il secondo concerto che si faceva insieme all'epoca, eravamo giovanissimi, e quella è anche esperienza, perché lui è rinato con È bello sentire anche questi aneddoti. Immagino anche per coloro che conoscono i Madama Stomp, quindi se c'è anche qualche fan o qualche amico che è all'ascolto, quindi si sarà anche un po', se c'era in quell'occasione, divertito ascoltando questa storia. Mi auguro che sia appunto l'ascolto di Science Web Network e la visione anche di Science Web Network. Anzi, invito i cari amici web radio ascoltatori o web telespettatori a fare delle domande in chat appunto al Madama Stomp. Madama Stomp, che sono qui con noi questa sera in www.sciencewebradio.net. Scrivete tu, Luca, naturalmente fammi sapere se c'è qualche amico che ci scrive, a parte appunto la Marcord, che saluto e ringrazio per aver ringraziato di averli citati, e se c'è qualche domanda fateci pure, dopodiché io passerei ad un altro brano. Vedete, tra l'altro, scusa, dico ai miei cari amici qui con me in studio qui da Love Dance, vedete che poi, come vi dicevo, no, lo ricordo e ribadisco anche a Sarius e Luca, che sanno già bene, 23.08, no, cosa vi dicevo, un'oretta era quello che noi inizialmente, quando abbiamo iniziato questa trasmissione a inizio anno, volevamo prefiggerci, e eravamo anche preoccupati, ansiosi e timorosi di dire: ma come riempiremo un'ora dei contenuti da fare, da dire, perché poi all'inizio eravamo anche soli, parlavamo solo noi, e alla fine siamo arrivati alle due ore tirate a mezzanotte, perché vedete che poi si sta bene, ci si diverte. Io spero che vi troviate a vostro agio anche con me, insomma, è ovvio, logico, oltre che qua con i nostri amici, e che quindi vedete che alla fine un'ora, tre quarti d'ora, 40 minuti con voi, ma un'ora è già passata all'inizio della trasmissione, e ci vorrebbero altre due ore per raccontare tutte le cose che vorremmo raccontare, che poi vengono fuori spontaneamente, anche perché anche questa sera non abbiamo concordato nulla, come sempre, anche se io vi dico, se volete qualcosa che vi domando, poi alla fine a me entra da una parte, visto che il cervello non c'è, e quindi vi ringrazio per ringraziarci, per apprezzare il fatto di essere qui con noi, e questa emozione si condivide, che spero che arrivi anche, è proprio bello che ci siano questi momenti. Grazie Davide. Vuoi di musica dal vivo, vuoi di dare la possibilità a far sentire la musica magari propria, perché non vorrei, che sono canali sempre un po' più difficili rispetto a quello che può essere la cover band, la tribute band, ecco, quindi sì. Qua abbiamo un margine, speriamo, vastissimo di ascoltatori. Mi auguro. Le porte, scusa, ti interrompo, Davide, prima che mi dimentico, le porte sono sempre aperte e l'invito è sempre aperto, quindi quando vorrete e volete ritornare, non solo agli altri gruppi ovviamente, ma anche a voi, Madama Stomp, perché no, certo, amici, le porte tenevo aperte, non solo agli altri che lo sanno già, ma voi di ritornare anche per qualche settimana, mese, o quando avrete qualcosa da promuovere e proporre, non solo ospiti qui in trasmissione, tramite Sayus, che dà a disposizione il proprio sito, blog, quindi spazi in rete, fisici, non solo quelli qua, di venire come ospiti, potrete sempre comunicarlo a tutti noi tramite la pagina di Sayus in Facebook e quella lì di internet e blog, con le vostre date, eventi, volete tornare qui, avete dei brani da mandare nel palinsesto, naturalmente Sayus è davvero disponibilissimo di cuore, di parola, e aperto. Veramente. Grazie Sayus, veramente. Grazie davvero. Tramite prego. Sembra che io non ascolti, ma ascolto tutto. Mi fa quasi paura. Casomai ve li facciamo vedere dopo. Una foto. Dopo ve li facciamo vedere, così è bello sentire solo la voce così misteriosa. Anche, immaginate, chissà come saranno poi quando li vedete. Era meglio non averli visti prima, appunto. Bene, Luca, vuoi aggiungere qualcosa? Ti chiamo sempre in causa, lo sai. Ti chiamo sempre in casa anche. Sì, lo sai. Sì, in casa e in causa. E colgo l'occasione perché l'hai chiamata. C'è Antonio che ci dice, ci scrive questo. Scusami, mi sono impappinato. Ci scrive questo in chat. Che in realtà forse potrei rispondere anch'io, però ovviamente lascerò fare ai ragazzi. Mi dice, ci chiede, scusami, se cantate solo in italiano o in altre lingue, esempio inglese. No, passo ad Andrea. No, cantiamo in italiano. L'esempio che citava Maurizio prima era quando eravamo ancora una cover band anni fa, ecco, che si faceva, ci siamo fatti le ossa con le cover, quindi si faceva quella musica là in inglese, tra l'altro all'epoca non cantavo neanche io, perché io comunque l'inglese non lo so, sì, beh, non c'è da ridere. Che bastardi. No, non mi dire che conosci il mio inglese oxfordiano, eh.
è una gara impari per Saius, guarda che perché Saius ha detto si scusaci Rosario perché non lo voglio dire, però hai già capito, arrivate un po' così a volte e, giusto per chi lo sappiamo, però tutto bene, si sente benissimo e si sta benissimo. Tecnicamente non ci sono problemi, vero Luca? No, assolutamente no. Assolutamente, arrivate un po' a colpi ogni tanto, mi capiamo male, ma va tutto bene. diceva appunto Saius, siccome si è messi a ridere, scusami Andrea, se mi sono permesso di ridere io per primo, prendendo confidenza con te, ma abbiamo visto che si stava bene, ma perché c'è Saius che anche lui in inglese non lo sa, quindi è una lotta impari a chi, se volete fare una gara adesso a chi lo fa meglio, lui ti ha detto, ecco, poi se vuoi, non ti preoccupare, certo, anche certo. Lui, ecco, questo ti aveva detto. No, ma comunque riguardo al canto in italiano, trovo che comunque per non so, non per fare una campagna per l'italiano, però voglio dire è la tua lingua e penso che è meglio per me personalmente parlare con la tua lingua, esprimerti con la tua lingua, poi puoi avere l'influenza di tutto il mondo, però io penso sempre, sono stato anche all'estero, però all'estero impari dei modi di dire che appartengono proprio a quel posto, a quella cultura, a quella loro storia. E voglio dire, tu sei italiano e insomma è chiaro che per esprimerti, insomma, io penso che è meglio insomma nella tua lingua. Certo. Piccola cosa, e poi ti capiscono anche visto che suoni qua in Italia, sì. Quindi hai anche un riscontro dal punto di vista, anche se poi sappiamo che l'inglese sia la più musicale internazionale, però ovviamente ti esprimi, sì, meglio nella tua lingua. Ma è vero, di questa cosa qua un po' mi dispiace delle tante band che scelgono questo, per carità io rispetto, però un po' ecco, perché magari c'è una scelta più commerciale, più rivolta al grande, però ognuno fa le sue scelte, chiaramente noi abbiamo fatto questa scelta per cantare in italiano. Certo. Prego, prego. In effetti è Andrea che scrive i pezzi, non sapendo l'inglese è difficile. Vedi scrivere io i pezzi, dai, in inglese. Esatto, scrivete i testi insieme, infatti, Trevisano, quindi già va reso bella. Bella, Davide. Spero che abbiamo soddisfatto la domanda di Antonio, che ringraziamo tantissimo. Grazie Antonio per averci scritto in chat e invitiamo anche gli altri a farlo. Luca, prego. No, io direi che sto guardando anche l'orario, magari per sentire quanti più pezzi possibili, magari potremmo anche far partire un video. Sì, dimmi. Sì, io direi di vedere anche un video, esattamente, così possiamo anche gustarci e terminare un po' quest'altra parte di chiacchiere insieme e vedere e sentire la musica di Madama Stomp, che è quello che ci interessa anche. Sebbene poi ricordiamo anche... Scusami Gianluca, colgo... Sì. Scusami Gianluca, sì. Solo che mandiamo il video... E poi sì. Dopo, no, puoi dire tutto quello che vuoi, mandiamo il video e poi dopo ti giro un'altra domanda che ho visto adesso in chat, che metterà forse in imbarazzo qualcuno dei ragazzi, ma ve la lascio per dopo. Bene, bene. Io vorrei ricordare invece, prima di andare avanti, naturalmente poi anche su l'ho letta. Loro rideranno. Loro rideranno perché sanno già la domanda che hanno visto. No, vorrei ricordare che non l'abbiamo ancora detto, anzi scusatemi se non vi ho invitato a farlo e ripeterlo, il vostro sito o comunque la vostra pagina Facebook o comunque i vostri contatti e il link dove potervi vedere. Sì, su Facebook sempre Madama Stomp, anche su YouTube abbiamo i video dedicati con Madama Stomp, e anche in MySpace abbiamo il contatto su MySpace, sempre Madama Stomp, cioè questo è il nome. Ricordiamolo bene, Madama Stomp. Sì, S-T-O-M. Madama Stomp. Con la F finale, esatto, sì. Con la F di Firenze. Lo ricordo anch'io, quindi www.myspace/MadamaStomp è la pagina in MySpace, in Facebook appunto è sempre www.facebook/MadamaStomp è la pagina Facebook, e poi naturalmente su YouTube con Madama Stomp troverete le cose appunto caricate dai Madama Stomp, che ho visto anch'io, tra l'altro anche dei concerti live, qualche ripresa di qualcuno, dei video, delle cose da ascoltare, che naturalmente adesso andiamo ad ascoltare e che troverete come link. Ci proviamo ad ascoltare. No, cosa andiamo a vedere adesso di Madama Stomp, Saius?
Adesso cosa andremo a vedere, come avete chiesto prima, aspetta, te lo dico subito. Cyborg, sempre preparato. Cyborg, mi piace l'inglese. Grazie che ce lo ricordi, Cyborg. L'hanno chiesto prima, però posso mandare il video, però non, non vi voglio sentir parlare. Va bene, è quello dei Madama Stomf, Cyborg. Proviamoci. Vai! Vai! Partito! Via! Thank you.
bene, cari amici, siete sempre qui in diretta su Science Web Network con il vostro Gianluca in www.scienceweb.net. E alle mie spalle mi sono alzato per venirvi ad accogliere con un caloroso abbraccio a tutti quanti voi, cari amici web radio ascoltatori ed amici soprattutto web TV spettatori, in particolare dall'Italia, salutiamo, siamo partiti dal sud per venire da qui a nord, e poi anche in particolare i nostri amici da oltreoceano e anche gli amici qui in Europa, tutti i connazionali all'estero, nostri cari connazionali a cui diamo un calorosissimo salutone, un abbraccio appunto con cuore a tutti voi, e naturalmente anche agli amici che ci ascoltano all'estero, in particolare anche non capendo l'italiano, a maggior ragione saranno più contenti ad ascoltare. And so thank you very much for coming here. I'm so happy. I'm Gianluca here from Science Web Network in www.sciencewebradio.net. This is the blog where you can write us and you can chat us. And thank you for coming here and listening to us in Italian languages, because we are speaking Italian language, and so we go on in Italian. Thank you very much for coming and stay here with us for a laugh together. Ciao. Come abbaio io in inglese, e torno con i madame Stonf, ai quali io direi di fare questa domanda un po' che era rimasta in sospesa, indiscreta, o comunque che potrebbe creare qualche imbarazzo ai componenti del gruppo, a qualche componente, come diceva Luca, e poi andrei ad ascoltare, visto che sono quasi le 11:30, 23:28, andrei ad ascoltare un altro pezzo live qui suonato dai nostri cari Madama Stonf in acustico. Vai Luca! Eccoci qui. Allora, Regina di Cuori pone questa domanda. E già qui Gianluca, scusa un attimo, ma mi sento molto come Maria di Filippi quando ho letto Regina di Cuori, ma andiamo avanti. Te la pongo qua. Gliel'ho letta. Allora, ciao Maurizio di Madama Stonf. Perché non dici alla tua principessa Monica che sei pazzo di lei? Qualcuno cara Monica, sono pazzo di te. Vabbè. Non mi è piaciuto come l'hai detto. No, posso dire che a me Maurizio piace. A me Maurizio piace perché ci mette sentimento. Sì, è proprio per questo lo devi ripetere. Troppo sentimento ci ha messo. Cara Monica, sono pazzo di te. La terra è di nuovo, basta, perché abbiamo messo sì in imbarazzo, come dice Luca, qualcuno, e immagino, insomma, sono cose loro e quindi noi ci facciamo i fatti loro. Altra domanda, Luca, vai pure dalla chat, magari ringraziamo appunto Regina di Cuori che ce l'ha fatta. Scusami, sono qui. Allora, no, adesso tornando un attimino con il è andata a spasso per il web. Dopo questo momento da c'è posta per te, e quello che, spesso chiedo alle band locali è: qual è stata la trasferta più lunga che abbiate mai fatto voi tre insieme? E poi eventualmente anche quella che avete fatto magari il duo di poc'anzi. La trasferta più lunga che avete fatto? Più distante distanza, no, in realtà non siamo stati invitati da nessuno posto esotico o cose, diciamo, abbiamo fatto però delle gran cose, che ne so, i Santi Angeli di Giavero di Montello, è bellissimo. È un posto bellissimo e sono stati molto gentili, abbiamo suonato lì. Il palco ben allestito, bella esperienza, perché i Santi Angeli meritano veramente molto. Il posto da, diciamo, per suonarci è molto molto bello, davvero molto bello, penso. Anche sì, che c'è il palco, poi tutto i tavolini eccetera molto belli. Altri, per quanto mi riguarda, poi voglio dire che io sono da Padova, quindi arrivare fino a Santi Angeli, per me insomma sono sempre quei 80 km, poi un'altra, parlo per me, strumento assolutamente, Frontolo, fai Padova Refrontolo, insomma sono
però siamo no. Ecco, che voglio dire, ecco, comunque i nostri modesti live sono rimasti sempre abbastanza in zona, ecco, non abbiamo ancora avuto modo di riuscire a proporci distanze importanti, oppure distanze, esatto. Sì, per no, carità, ma infatti poi... non ho poi sì, è tutto molto modesto, no, non è che ci sbattiamo, no, ma ci... No, per me, infatti no, perché devi sapere che a livello di band abbiamo avuto come persone come voi, insomma, artisti come voi che cantavano soprattutto a livello locale, poi è capitato anche che magari qualcuno viaggiasse per l'Italia o addirittura fuori dai confini nazionali, certo. Perché in base a noi siamo veramente aperti a qualsiasi genere di artista, insomma, dal punto di vista musicale ovviamente, quindi mi piace sempre chiedere un pochino l'esperienza anche da questo punto di vista, perché ti faccio un esempio pratico, mi è capitato di conoscere questi ragazzini al Super Sound, non quest'anno, l'anno prima, a Faenza, che magari facevano, che dalla Sicilia si sparavano questi più di 1000 chilometri per cantare 3 canzoni e poi si tornavano a casa, una roba così, quindi sì, a volte sì, casi di ogni tipo. E in genere tu vuoi dire qualcosa? No, per quella volta che stavo in silenzio zitto ad ascoltarti, io continuerei ad ascoltarti, Veronica, se hai domande, o addirittura, come dicevo e proponevo prima, andrei ad ascoltare un altro pezzo live alle 23.32 in diretta su Science Web Network dei Madama Stomp. Che ne dite voi della regia? Loro si stanno già preparando anche fisicamente. Perfetto. Aggiudicato. Godiamoci i Madama Stomp. Chiedo ad Andrea, mi scuso con Davide che lo copro un po' con la mia bellissima panza, che in questo momento è un'eclisse totale. L'eclissi totale, dice Luca. Totale. L'eclissi è bella questa. Si oscura il web. Chiedo ad Andrea, appunto, cosa andiamo ad ascoltare adesso di Madama Stomp qui live in acustico da Science Web Network. Cosa ci fate ascoltare? Questo si chiama Tarantolati. Mm-hmm. Tarantolati è un pezzo, diciamo, sempre sul biografico. Riguarda forse quelle persone che si sentono un po' a disagio un po' dappertutto, che non hanno trovato proprio il loro posto nel mondo, forse a loro agio, e quindi c'è sempre stata una scelta ribelle per poter, diciamo, star bene. Bene, mi piacciono i Madama Stomp, perché come sentite hanno come pezzo di prima Sciacalli, hanno dei pezzi molto attuali e concreti che ci possono riguardare a tutti quanti, così do tempo ad Andrea a tutti di prepararsi e sentirsi veramente partecipi di quel che dicono. Quindi i Madama Stomp con Tarantolati. Sai, è nel vuoto che mi sento così uguale, togliendo schemi, un tempo così forte, troveremo un senso anche per questi, dai banchi di una scuola, dai gradini di una chiesa, sai, ho cercato in vano, sai, ho trovato a tratti e non è questo, non è questo ancora. Non è questo ancora. Così in disparte sul loro destino, che per un istante ero già con loro, mentre l'insegnante voltò lo sguardo altrove, troveremo un senso anche per questi giorni, dai banchi di una scuola, dai gradini di una chiesa, sai, ho cercato in vano, no, sai, ho trovato a tratti e non è questo, non è questo ancora, non è questo ancora.
che se fosse uguale non lo vorrei ascoltare, mentre le notizie sempre più incoraggianti troveremo un senso anche per questi giorni, dai franchi di una scuola, dai casini di una chiesa, stavo cercando in mano, stavo trovando a tratti e non è questo, non è questo ancora, non è questo ancora. Con Tarantolati, eccezionali, ancora una volta qui dal vivo, live in acustico su Science Web Network. Grandi ragazzi, bravissimi, davvero entusiasmante sentirli dal vivo. Bel sound, vi dico, qui si sente molto bene e spero anche voi. Caro Luca, che mi dici? Cosa è arrivato? Naturalmente hai goduto anche tu come me, io qui in disparte nell'angolo del recluso a godere di questo sound, battendo i piedi sul pavimento e entusiasmandomi, seguendoli, per fortuna non mi vedevate. Però veramente bravi, complimenti ragazzi, bello sentirvi suonare in acustico, proprio godo. Lascio la parola a Luca che sicuramente dirà la sua. No, prima in live. Luca, un attimo, prima ti do il tempo, Gianluca. Sì, lo sai, sono le 23:41, abbiamo solo un quarto d'ora scarso, anche meno, perché poi se deve andare in onda anche il video, ovviamente dobbiamo chiudere un po' prima, perché poi a mezzanotte appunto va in onda The Rock Band History, come vi dicevo prima, cioè la mia rubrica, insomma, quella curata da me e che conduco io, che dura un quarto d'ora, 10 minuti, che parla della storia delle rock band che hanno fatto grande il rock nei decenni
scalcando i palcoscenici di tutto il mondo. E anche questa settimana si sta parlando dei Whitesnake, questo grandioso gruppo che ho visto per ben 4 volte in quest'ultimo decennio dal vivo, e che vi consiglio, se vi capitano sotto mano, di andare a vedere non solo su YouTube ma anche dal vivo, perché ritengo con formazione nuova, con Coverdale alla chitarra, poi c'è Tony Aldridge alla batteria, quello che ho visto io, e dopo non mi ricordo gli altri, ma sono davvero importanti, ma sono eccezionali, anche in questo momento ho vuoti di memoria gravi. C'era Marco Mendoza al basso, anche questa grande figura di bassista, che poi ha girato anche con i Tillisi e con altri gruppi, che ho visto anche con altri gruppi, e meritano, perché io ritengo, oggi come oggi, nel 2012 o nel 2000 erotti quando l'avevo visto nel 2000, veramente il miglior concerto hard rock che voi possiate vedere al mondo. Davvero il concerto hard rock per eccellenza è quello dei Whitesnake, come tutto, veramente tutto, anche gli AC/DC ovviamente, ma i Whitesnake in assoluto, come virtuosismi di chitarra, come assoli, come potenza di suono, come energia che traspare, come grande frontman, il Coverdale che è veramente teatrale, come vi dico anche nella trasmissione, nello stare sul palco, un stage veramente strepitoso come presenza scenica e anche come simpatia e come coinvolge il pubblico, che spesso, come dico sempre, in hard rock è tutto fuorché quello che comunemente si pensa di stranico o quant'altro. Ma mi sono divertito e ho visto molta più civiltà nei concerti rock che in tanti altri posti dove me lo sarei aspettato. Quindi vi consiglio Whitesnake come tanti altri. Io tornerei, Madame Stone. Posso dare un consiglio per una cosa? Posso dire una cosa, Gian? Posso dare un consiglio? Sì, ma Luca non ridere. No, dicevo, dato che il tempo è tiranno, io direi, insomma, continuare l'intervista, perché sono le 43 adesso, dato che il brano che volevo far ascoltare era Noi nell'ultima spiaggia, se i ragazzi sono d'accordo, lo metterei proprio in coda alla fine con i saluti, e dopo manderei il brano per finire, per chiudere la serata, così avete modo anche di parlare di qualche altra cosa, insomma. I minuti su quelli, dura 6 minuti il brano, tieni conto. Sì, ottimo, come già pensavamo. Anzi, quasi 7. Allora, io direi di chiudere con il Madame Stoff. Io avrei ascoltato anche un altro brano dal vivo, se c'era. Però in effetti se dite che dobbiamo chiudere, perché. No. C'è Luca che vuol dire qualcosa, Sì, Luca che magari ha qualche domanda alla chat. Ma no, ma giusto, visto che siamo infatti praticamente in conclusione, dicevamo, voi avete un'esperienza pluriennale nel mondo della musica, voi tre insieme avete formato questa band da circa un annetto, ma alla fine, dove vogliamo arrivare? Bella questa domanda, dove vogliamo arrivare? Vabbè, ancora presto, naturalmente presto, ma... A chi diamo con la Davide? No, Maurizio. Matteo, vabbè, Matteo, scusa. No, vabbè, dove vogliamo andare? Vabbè, a parte quello. Siamo insieme da un anno, quindi bene o male bisogna anche suonare insieme, trovare la qualità giusta, il suono che è fondamentale. Ci piacerebbe molto, infatti prossimamente probabilmente lo faremo, registrare qualche pezzo in studio, giusto anche per presentare qualcosa a qualcuno, non so, ai locali, ma anche per noi più che altro, perché sì, infatti. Ah, anche perché poi onestamente come brani ne avremo più di cosa contenere, 50. Cioè, se ci volete i 3-4 album pieni. Esatto. Un quadruplo album, quindi. Sì, quindi cioè alla fine dove vogliamo arrivare? Cioè l'obiettivo è quello, registrare e poi vedere cosa succede. Suonare più che altro anche dal vivo, perché è fondamentale suonare, cioè quello è... Andrea, vuoi chiudere con qualcosa? Ci vuoi lasciare con il pensiero della notte? Alla Gigi Marzullo. Esatto, a Gigi Marzullo.
e si dia anche la risposta. Non arrivo tanto comunque. No, ma è che mi fai tu la domanda. Vai Luca! No, vabbè, in realtà ho capito benissimo, infatti loro dicono, beh, viviamo diciamo quasi alla giornata, ovviamente, considerando sempre che stiamo parlando di una band indipendente che fate tutto da soli, nel senso che di fatto il comune denominatore delle band indie è proprio questo, il do it yourself, cioè il fai da te. E questa particolarità vedo che è molto presente nel vostro gruppo, cioè voi fate veramente tutto da soli, non avete al momento etichette discografiche o qualcun altro che vi segue, che segue i vostri affari, diciamo così, giusto? No, infatti non ancora niente. Quindi speriamo, certo, neanche non ci siamo proposti, voglio no, dire, non ci abbassiamo tanto. No. Diciamo rimane una bellissima, una grande passione, naturalmente in primis, no? Ci sono i fiori roseranno, ci sono cose ecco, e quindi stiamo a vedere cosa succede, insomma, senza grandi progettoni di vario tipo, quindi. Noi ve lo auguriamo naturalmente. Bene, sono le 23:48, abbiamo proprio gli ultimi minuti a disposizione, quindi facciamo in tempo ad ascoltare un ultimo brano dal vivo, sarebbe il mio grande desiderio, o siamo o sforiamo, Salz e Luca? Allora, 6 minuti dura il brano finale, 7 minuti quasi. Allora sì, sforiamo. Purtroppo. E se noi ascoltassimo invece un brano loro dal vivo, se lo va bene, che penso che sia molto più interessante di un brano registrato, che se lo possono sempre andare a vedere. Vedo che i Madame Stomp sono anche loro più contenti, perché un brano registrato presumo che lo possono sempre andare a ritrovare nel YouTube. Veramente YouTube. Sì, che invece è più interessante, presumo. Scusa se cambio così all'ultimo la scaletta e le intenzioni, penso di non mettere a disagio nessuno. Ucciderò! Luca, non dire nulla su questa affermazione, tanto copro i Madame Stomp che si preparano con la mia grossa mole. Non fai fatica a coprirli, non fai fatica a coprirli. Voi, cari amici, un bacino. Vorrei solo dire che ho sempre il profiterol che ho mangiato poco fa che mi sta salendo, ma va bene così. I Madame Stomp sono pronti, cosa andremo ad ascoltare, Andrea, adesso invece? Luce. Questo si chiama Non Importa, parla di quando si fanno determinate scelte, di come automaticamente se ne escludono delle altre, chiaramente la vita è piena di tante cose e automaticamente vengono escluse queste cose, magari sono a volte più importanti delle nostre scelte, e quindi si perde, cioè la vita si vorrebbe viverla nel più pieno possibile e invece non è così, ecco, vorremmo vivere ogni aspetto della vita, ma sì, nel nostro piccolo arriviamo solo una piccola parte. Questa canzone magari parla anche un po' di questo. Ecco, ripeto, mi piacciono i Madame Stomp e appunto nella fattispecie Andrea, perché avete sentito come i testi, o meglio le canzoni, parlano di cose veramente attuali che ci potrebbero riguardare tutti quanti nel profondo. Quindi, per l'ultimo brano, qui dal vivo, in acustico, è su Science Web Network, in www.sciencewebradio.net, i Madame Stomp! A volte illumina, a volte uccide, dimora dentro e questo mi prende, ma io mi son perso dentro quel suono e quando torno non so se torno, e quando torno sembra tutto uguale, ma non è vero, c'è sangue che se ne esce, c'è tanta vita altrove che non puoi lasciare. Ah, 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 ah.
lasciare. Se ne andavano insieme ai neuroni, loro venivano a prendermi e neanche lo sapevo, perché mi ero immerso dentro quell'odore e quando torno non so se torno, quando torno sembra tutto uguale, ma non è vero, c'è sangue che se ne esce, c'è tanta vita altrove che non puoi lasciare. Ah, 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 che non puoi lasciare. Stomf qui su Saius Web Network in www.saiuswebradio.net dallo studio of dance di San Trovaso di Preganziol. Salutiamo Davide, ciao Davide. Ciao, grazie a tutti. Grazie.
scusa Davide, il nostro Andrea. Grazie a tutti. Ciao a tutti, ciao, grazie. E adesso sbagliamo il nome con... Io direi Maurizio. Ciao a tutti, grazie, grazie veramente. Come vero? Maurizio, sì, sì, grazie. E salutiamo anche Monica, che... Ciao Monica. Ciao Monica, grazie a tutti i cari amici web radio ascoltatori che ci hanno ascoltato, nonché gli amici web telespettatori che ci hanno visto. Alle 23.57 vi lasciamo con il palinsesto di Science Web Network, nella fattispecie su Science Web Radio. Ascoltate appunto la mia rubrica The Rock Band History, che andrà in onda tra un paio di minuti a mezzanotte. Il Madama Stomf, Davide, prego ad alzarsi qui, naturalmente Andrea e Maurizio vi salutano con Science Web Radio, Science Web Network, e lascio la parola al grande mitico Luca, nonché al miticissimo Saius dalla regia. Vai a voi ragazzi. Grazie di tutto ragazzi per la vostra presenza, perché ci avete dato comunque l'opportunità di scambiare questa informazione, quindi di arricchirci l'un l'altro. Gianluca, vorrei che tu ricordassi anche che questa puntata, dove possiamo rivederla questa puntata, Gianluca? Bravissimo, grazie Luca, come sempre preziosissimo con l'ultimo minuto a disposizione. Naturalmente chi se la fosse persa, chi se la volesse rivedere, chi invece volesse dire agli altri andatevela a vedere, tra cui anche gli amici dei Madama Stomf, la potrete rivedere naturalmente cliccando nel nostro blog www.sciencewebradio.net, e lì troverete la puntata caricata, nonché nella nostra pagina in Facebook con il nome Science staccato Web Radio tutto attaccato. Troverete tutto e caricato naturalmente su YouTube con il nome Science Radio tutto attaccato minuscolo. Troverete le cose caricate, tra cui questa puntata di lunedì 22 ottobre 2012. Via, che siamo quasi a mezzanotte. Ciao a tutti quanti, un buonasera, un grazie agli e grazie all'Avdance che ci ha ospitati. Questo va merita Paolo di Avdance. E ciao ciao a tutti quanti, chiudiamo le trasmissioni qui e riprendiamo al palinsesto. Alla prossima ragazzi, vi faremo sapere quando torneremo in onda. Ciao 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 a tutti, ciao.